Un piccolo ma significativo bagno di folla ha accolto Matteo Salvini, leader della Lega, giunto a Vibo Valenza per il suo tour nel meridione d'Italia, durante il quale ha inaugurato la nuova sede del suo partito, per poi raggiungere l'ufficio immigrazione della Questura, quindi avere un incontro con i pescatori, i vigili del fuoco, gli uomini della Capitaneria di Porto, per poi andare a visitare i migranti ospitati a Briatico. Quindi concludere il tutto in piazza Atropea. Provare a fare quello che la politica non ha fatto per 40 anni. Un po' di lavoro in più e un po' di sicurezza in più. Il governo sta parlando tanto e concludendo poco. Il calabrese Minniti a parole fa di tutto e nei fatti aumentano e raddoppiano gli sbarchi. Quindi qua c'è da salvare tutti ma riportarli indietro. Non vedo l'ora di arrivare al governo per dimostrare agli italiani che questa gente non parte e non sbarca più. Lo dirò chiaro, guarda, lo metterò chiaramente. Perché, Marina Militare Guardia Costiera, ragazzi, tenete presente che vi faremo tornare a fare il vostro mestiere. Io da 4 anni, la prima volta è stata a Palermo che eravamo in 4 che ci prendevano con... Grande, Matteo, sono grande. Anzi, facciamoci un selfie. Sì, sì, così la mandi... la metti vivo sullo sfondo, aspetta. Ma ad accogliere Salvini c'era anche uno striscione, certamente posizionato su un balcone da qualcuno che non è d'accordo con lui. E a rispondere a questa piccola provocazione il segretario provinciale del movimento Antonio Piserà. Qui a fianco che sta protestando il capogruppo del PD in consiglio regionale, che ha esposto uno striscione orgogliosamente terrone. Io lo dico, noi siamo orgogliosamente terroni. Esatto. Essere terroni vuol dire essere lui difendere la sua terra, la Lombardia e i popoli. Noi difendiamo la Calabria e la difendiamo seriamente. Quindi, rimodulando le vecchie idee della Lega Nord, Salvini riscopre la Calabria come una regione dell'Italia unita, senza la quale anche l'economicamente forte Nord potrebbe avere qualche difficoltà. Ho preso in mano questo movimento e ho detto: o vinciamo tutti insieme o perdiamo tutti insieme. Se la Calabria non riparte, l'Italia non riparte. Questo è il ragionamento. Bravo. E quindi questo mi impegnerò fino in fondo.